Mozzarella di bufala alla diossina, concentrato di pomodoro con il Vesuvio in etichetta ma proveniente dalla Cina, olio italiano che italiano non è, fino ad arrivare ai recenti scandali della carne di cavallo. Storie raccontate nel libro Cibo criminale, scritto da Maramonti e Luca Ponzi, edito da Coldiretti, che lo ha presentato a Napoli. Un'impietosa fotografia delle maxi truffe che muovono in giro d'affari enorme e che in molti casi rischiano addirittura di avvelenare le tavole di tante famiglie. Sull'argomento abbiamo ascoltato Stefano Masini di Coldiretti. La scarsa attenzione che l'Europa pone per delle regole sulla qualità e la sicurezza degli alimenti a penalizzare un'agricoltura come quella italiana, in particolare dell'Italia meridionale, che più di tutte esprime qualità e una dimensione di territorialità, quindi in grado di competere con altre agricolture che sfruttano invece condizioni magari di lavoro, di ambiente, per poter mettere sul mercato dei prodotti che non sono immediatamente concorrenziali. Nel corso dei lavori sono intervenuti anche il comandante della Guardia di Finanza di Napoli, il generale Riccardo Rapanotti, il sostituto procuratore generale e il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Donato Ceglie e Vittorio Martuscello. No, in realtà non è che è impossibile bloccarli alla frontiera, i controlli alle frontiere, cioè quindi i controlli doganali, sono uno degli strumenti posti a base delle investigazioni. È chiaro che il problema è collegato non tanto all'efficacia dei controlli quanto spesso alla quantità, no, dei prodotti importati e al fatto che non è sempre possibile e facile individuare chiaramente attraverso un'analisi documentale quelli che sono i prodotti importati. La magistratura come sempre combatte, fa un'opera di contrasto a questa criminalità e io sono sempre del parere, lo dico in varie occasioni, che la magistratura e le forze dell'ordine combattono e contrastano la criminalità, ma la criminalità è un fenomeno mondiale che non sarà mai distrutto, non è stato mai distrutto e annientato in nessuna parte del mondo.